Bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Raga, molto presto metterò un green screen e i casini incredibili alle mie spalle. Tra l'altro c'è anche la maglietta col mio logo, bellissima. E dicevo, i casini incredibili che vedete spesso dietro di me, tra un mesetto non dovreste più vederli. Ma a parte questo, quest'oggi siamo qua tornati con il 12esimo, sì, può essere, episodio della lezione alle vostre clip. Mi raccomando, come sempre, mandatemene delle nuove alla mail raxorclip@gmail.com. Detto questo, let's go. E quindi partiamo subito su Footbrawl, ottimo. Allora, questa clip me la manda, non lo so, lo scopriremo subito. Forse Jigsama, qualcosa mi dice che è lui. Comunque per ora ci sono tutti e tre nemici lì con la palla e a noi sta bene, ma cosa accadrà mai? Ormai la clip è finita, per cui dovrebbe accadere qualcosa tipo ora. Ecco, ok. Ok, non ho capito nulla. Allora, praticamente arriva il primo, terrà una bottazza per rompere tutto. Intanto lama aveva previsto e salva la palla. Questo è quello che è successo. Ma ora andiamo avanti perché siamo su sopravvivenza 2 con il primo che devasta Tom. Ma adesso abbiamo Jix di pespacca da solo, senza power up. Trascina a sé Brock. E in realtà qualcosa succede. One shot? Beh, comunque ho usato la special bene perché alla fine il robottone ha cambiato target, quindi ci sta. A questo punto torna in vita il compagno, vabbè, gira e rigira tirando le gran bottazze e vincono la partita. In realtà, regà, sembra, ma se lui non avesse fatto questa mossa, non l'avrebbero vinta. Non l'avrebbero vinta, quindi ci sta, GG. Ma andiamo avanti con la prossima clip e tozza, perché ora abbiamo Ivan, sempre in sopravvivenza duo, con Piper. Ok, intanto usa la special e tira qualche bottazza così. E fino a qua tutto nella norma. Arrivati a questo punto, muore Bull, fortunatamente muore però anche il suo compagno e ora c'è questo Mortis che è abbastanza boostato. E con una Piper, arrivati a questo punto, non è proprio facilissimo. Infatti, oppa, l'ha distrutto raga. C'è una bottazza pazzesca con la special. Andiamo avanti perché abbiamo Tommy che, scusatemi, è stato lì, ma, no, aspetta. È stato lì mezz'ora con la special carica, tranquillo, spenserà, toc, doppio rimbalzo, tra l'altro passando in mezzo a tutti. Bel gol, grande Tommy. Ma adesso andiamo avanti perché abbiamo AG, Use God, The Led. E la partita finisce così. Ah, e vince, ok, vince. Ma aspetta, vediamo un attimo. Poi si stavano massacrando a vicenda. Ok, qua muore. L'ho stoppato proprio al momento perfetto. Si ha vinto per un decimo di secondo. Ogni tanto capita a me, ma più che altro a me capita di essere quello che arriva secondo. Ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti, ritorniamo su Footbrawl con Gixlello. Attenzione alla palla con Frank. Se ne va tranquillo spensierato, un doppio rivalzo. GG. Ma andiamo avanti adesso perché siamo su rapina addirittura. La cassa rimane con 88 di vita direi. E immagino che qua parta il comeback. Immagino questo io. E infatti qua possiamo ammirare che si stanno avvicinando. Ecco già Dynamite inizia a tirare qualche bottazza. Si aggiunge Giussi più la torretta. Così. Tanto là sotto non sono passati. Stecca difeso egregiamente. E infatti vincono. GG. Andiamo avanti con la prossima clip perché ora abbiamo Tupac. Attenzione, partito con Morty e se ne va. Supera tutti, il francone lo devasta, ma lui va a far gol lo stesso. GG. Andiamo avanti, ritorniamo su sopravvivenza. Sono, ok, rimasto Sherlock qui contro due boostati a livelli estremi. Vediamo un po' come. Ok. Ah, torna l'alleato, ok. Questa ragazzi è una giocata davvero pazzesca. Ma riguardiamo perché io in realtà questa giocata inizialmente non l'avevo pensata. Effettivamente, vabbè, a parte che se amici ha trovato anche gente un po' scema. Ma comunque, boh, vabbè, così. Se la portano a casa in questo modo. Gran bella clip, raga. Prossima clip abbiamo adesso Frassi. Attenzione, vedi con la star power. Proprio in live stavamo parlando ieri. Ecco, vedi, cioè, li ammazza tutti. Vabbè, raga, riguardiamocela, questa è una gran clip. Proprio oggi in live stavo parlando di questa star power che in tantissimi la sottovalutano, ma se usata bene è devastante. Cioè, raga, qua la star power l'ha letteralmente salvato, ma il bello è che ne ha uccisi due. Gran clip questa, grandi frassi. Andiamo avanti perché ora abbiamo MT Max con il primo. Attenzione, vai, partito, ce l'ha, non ce l'ha, eccolo qui. Si ferma un attimo, trolla un po'. Addirittura. Addirittura, bro. Beh, raga, oggi direi che stiamo vedendo delle signor clip, perché lui va tranquillo, poteva far gol mezz'ora prima. Lui dice, no, guarda, aspetto che spone, poi passa la palla in mezzo a tutti. Vabbè, ma andiamo avanti, perché adesso abbiamo Bimbo ADS99 con Dynamite che tira qualche bottazza, fa fuori già un team. C'è anche Soul. Un'altra bottazza su Soul, non è vero.
Ah, oddio. No, vabbè. No. Ma raga, ma che episodio di qualità è questo? Ma raga, ma... Clip incredibile. E vince anche. Vabbè, questo qua si perde da questo, vorrei anche vedere. Comunque è la clip che lagga e non è... No, come per... No, come perde? Ma no, no, raga, veramente, no, andiamo a vederla perché comunque qua ha fatto due team. Cioè, vabbè, in realtà era in sopravvivenza singolo, quindi no, non c'era un team. Ne ammazza due così, tranquillo, spensierato. Si scarica anche la batteria, vabbè. Comunque, qua rimane in fin di vita, non si sa per qual... Boh, alla fine ne fa fuori due, in fin di vita. E poi uno da... Dice, guarda, questo ormai è vinta, proprio garantito al 100%, ma alla fine muore così da questa Anita. Che peccato, raga. Cioè, è comunque una gran clip, però questo fatto ovviamente ha fatto perdere un po' di valore al clip. Ma vabbè, GG, gran bella clip lo stesso. Adesso andiamo avanti perché siamo ritornati su Foot, dove abbiamo, credo, Prime Killer. Attenzione alla special, ce l'ha pronta, trolla un po' e poi va a fare un bel rimbalzino. GG, andiamo avanti, siamo... Ah beh, un replay, ok. Ok, parte la partita, attenzione, Mistral prende la palla, subito va tranquillo, spensierato come se nulla fosse. E... Oh, così. Credo che sia una partita molto veloce perché la clip dura poco, quindi secondo me ora riesce a fare anche l'altro gol. Infatti prende la palla, vai, partito, spedito, non lo ferma più nessuno e va a fare un altro gol. Ma ora andiamo avanti perché qua per Raxor mi si è buggato Brawl Stars. In effetti c'è qualcosa che non torna. No, non torna qualcosa. È tutto un po' più piccolo. E poi qua c'è anche la connessione che c'è ma non c'è. È tutto... Ma guardate quanto sono piccole le icone, raga. Ma che è successo? Ma come... Cioè, siamo sicuri sia un bug, ha fatto lui... Ma non credo che si possa far qualche manino per rimpicciolire il tutto così tanto. A parte che lagga come non so cosa e sta giocando live. Comunque, no, è stranissimo. Se guardate la schermata, è tutto troppo più piccolo. Se anche a voi è successa una cosa del genere, scrivetelo nei commenti perché a me non è mai capitato. Andiamo avanti con la prossima clip. Abbiamo un box opening che trova Mr. P. Così, tranquillo e spensierato nelle cassettine piccole. Ma trovo qualcun altro. No, dimmi che trovo qualcun altro. No, raga. No. No, 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 no. Cioè, così. Ma. Allora, la clip parte così, no? Allora, lui da prima aveva ancora... Aspetta, che qua è tutto talmente rapido. Aveva 20 box, mi è sembrato aver visto. E trova Mr. P. Ma vediamo se c'è anche la sua reaction sotto. Ok, niente, la reaction non c'è, c'è l'audio del gioco. Comunque, lui aveva 20 box da aprire. Alla ventesima trova Mr. P. Un epico, tra l'altro 5 su 5, quindi era l'ultimo. Ma poi, sempre nello stesso box opening, poi gliene mancavano 7. Quindi vuol dire che dopo 13 box, trova anche Spike. E che è l'ultimo leggendario che gli mancava. Perché? Ma datemi un po' del suo culo. Ma stiamo parlando di casse piccole, mica mega casse. Ma non scherzo, raga, ma... Ma no, ma non è... Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con la prossima clip. Abbiamo Rinny, attenzione. E fa un doppio rimbalzo così. Tranquillissimo, spensieratissimo. Si ferma un attimo e tla tla tla. GG. Ma andiamo avanti con la prossima clip perché abbiamo... Abbiamo Max che fa un rimbalzo. Tutti e tre lì davanti, nessuno che la prende. Va bene. Andiamo avanti, siamo ancora su Foot con Jigsale, che è lì propenso a tirare. Carica la special. Allora, guardiamo un attimo meglio perché ha fatto tipo 37 rimbalzi circa. Ma come... Come fate a entrare? Ma com'è entrata? Ma non lo so neanche io com'è entrata. In qualche modo è entrata, non ho capito come, ma l'importante è che sia entrata. Le clip non finisce qua, non dirmi che succede altro, ma non credo. Ok, hanno devastato tutta la squadra. Cosa ora fa? Un rimbalzo il compagno, magari? Vabbè, sì, questo qua è molto classico, comunque GG. Prossima clip abbiamo Big Flex su Foot. Attenzione, ha la special carry. Ecco, vedi, così. Ma raga, ma scusate un attimo, eh. Non ha neanche mirato, ha sparato subito praticamente. Ma. Vabbè, gran gol questo, eh. Andiamo avanti ora perché abbiamo Jix Stepney che non vedo. Dov'è? Ah, si sta facendo, mi sa, i casuo. E alla fine vince. Ma dov'è in tutto questo? Boh, non ha... Dov'è? Non c'è, raga. Non c'è. Questi sono distrutti, massacrati. Alla fine, boh, era da qualche parte e ha vinto. Va bene. Comunque, raga, io direi che per questo episodio possa essere tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, un bel like, iscrizione, campanellina. Ovviamente mandatemi altre clip alla mail raxorclip@gmail.com. Noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.